Sono Giovanna Pini, sono la presidente e la fondatrice del Centro Nazionale contro Bullismo Bullistop, che ormai da tantissimi anni che è sul campo, e quest'anno mettiamo in scena per la 9ª giornata nazionale Giovani contro il Bullismo lo spettacolo Bullopan all'Auditorium Conciliazione di Roma il 27. È sabato 27 alle ore 21, invece in questi giorni stiamo facendo i mattinè per le scuole, perché durante tutto l'anno andiamo in tutte le scuole d'Italia in forma gratuita a fare i dibattiti di prevenzione al bullismo. L'idea nasce nel vedere che comunque ci sono molti atti di bullismo nelle scuole e quindi alcuni ragazzi chiedono che non si vogliono identificare in questi bulli o in queste vittime e quindi chiedono di fare questo centro e di potersi aggregare. L'idea nasce di creare questa grande giornata che oggi è arrivata la 9ª edizione, però il centro esiste da più di 20 anni e che portiamo in atto con questa teoria del teatro d'animazione pedagogico. Fanno tutti i ragazzi dalle scene, i scenografi, i costumi, fanno tutto loro. E la teoria del teatro d'animazione pedagogico, la mia teoria, che è stata riconosciuta scientifica dall'Oltre dell'Università Roma 3. Ok, questo spettacolo quindi va avanti da parecchio tempo. Non è questo, allora ogni anno noi facciamo un musical diverso, okay. Ogni anno facciamo un musical diverso, vorremmo girare per tutta Italia, invece rimaniamo su Roma a fare l'evento, ma ci raggiungono da tutta Italia per vedere ragazzi. Certo, servirebbero degli donatori, perché il centro comunque vive esclusivamente di donazione, perché noi diamo tutto il supporto legale, psicologico, pedagogico, tutto in forma gratuita, e quindi abbiamo un grande impegno sul territorio e continuiamo a voler fare la nostra attività. I nostri progetti futuri sono tantissimi e abbiamo tanti progetti da poter fare per prevenire il bullismo, come mandare ragazzi in tutta Italia con questo spettacolo, ma logicamente serve sempre una donazione. Quindi invitiamo tutti i nostri lettori, certo, a venire sia qui e di venire sia qua i vostri lettori, o se no, se volete, potete donare al Centro Nazionale per aiutarci a continuare a vivere e a respirare. Grazie.